Sindaco Vallese, insomma vittoria schiacciante, percentuale bulgare qui al comune di Corropoli. Diciamo un risultato bellissimo che mi fa molto piacere, in considerazione che abbiamo lavorato anche bene, abbiamo lavorato per il territorio, lasciamo il territorio molto bene, lo continueremo così com'è, quindi faremo la nostra campagna in futuro perché il nostro comune possa continuare a lavorare come ha lavorato fino adesso. Diciamo un bel risultato, quindi i corropolesi hanno comunque confermato fiducia a questo gruppo, la continuità anche con alcuni nuovi innesti, no? Nuovi ingressi. Sì, ci sono stati 5 nuovi ingressi, quindi è una volontà fatta da me per creare nuovi giovani che potessero partecipare a questa lista. Ci sono stati 5 nuovi entrati, che comunque anche qui ci ha dato soddisfazione. Certamente su 12, 8 stanno dentro e 4 sono fuori, quindi ciascuno di loro si sono presi la responsabilità di giocare e nel caso non fosse riuscito sarebbe fuori. Quindi siamo anche con loro, c'è un buon rapporto che io terrò conto anche durante la mia campagna, durante la mia amministrazione, terrò conto di questi che non hanno preso i voti. Si prosegue con le attività fatte, insomma qui dietro a noi c'è la nuova piazza, no? Questo probabilmente sarà il primo obiettivo che c'entrerà la nuova amministrazione. Beh, la piazza è indispensabile perché noi se finiamo la piazza siamo messi un po' in mezzo ai guai, perché le manifestazioni estive che noi siamo abituati a fare ce lo impedisce. Ci ha promesso che entro il 20 luglio la piazza sarà terminata e quindi riusciamo a fare quella classica manifestazione bellissima che facciamo tutti gli anni, il Palio delle Botte, dove ci sono 2-3 mila persone che vengono a vedere questa bella manifestazione.